terza vittoria consecutiva interna per la Consultinvest, che piega 79-72 la Dolomiti Energia priva di Berggren e compie un passo avanti importantissimo in chiave salvezza. Diventano 4 i punti di vantaggio in classifica di Pesaro sul fanalino di coda Torino, 16 il bottino dei marchigiani. Si allunga a 4 incontri la striscia negativa di Trento, che resta a quota 22 in graduatoria. Positivo l'avvio dei viaggianti, 4 su 4 al tiro e più 7 sul tabellone elettronico. La difesa di casa cresce, la Dolomiti Energia perde diversi palloni, parziale di 19-9 e più 3 per la Consultinvest. Criston, Lideca e Lisi sono ispiratissimi e la compagine di Paolini sale sul più 8. Trento in difficoltà, Pascolo evita il peggio, poi ci pensano Wright e Forrai a colmare il gap. Parità al 20esimo, terza frazione equilibrata, Trento prova a scappare ma Lisi fa la voce grossa, 56-57 al 30esimo, si procede punto a punto, parità al 38esimo, Dei realizza 5 punti consecutivi, l'Aquila rimane nella scia ma successivamente va alle corde sotto i colpi di Lisi. A chiudere i giochi ci pensa ancora Dei, 19 su 21 ai liberi per i marchigiani contro il 12 su 19 degli avversari, che hanno ceduto 21 possessi, 23 6 falli subiti e 5 recuperi per Lisi, ventello per Dei con 9 rimbalzi e 8 falli subiti, 15 per Criston. Dall'altro lato 16 con 6 su 7 al tiro per Forrai, 15 punti per Pascolo e Wright.